Eccoci qua. Questa settimana. Oh, eccoci qua. Oh no. CP Gaming. No. Poi ha ascoltato il CP Gaming, proprio ci teneva a sentire quella. Oh, ecco, finalmente è tornato il club, che è una sottorubrica molto interessante, Nome: Dario Moccia. Definisciti in tre parole. Amo il cazzo. Ma vabbè, Python non si scrive così, si scrive Fasux, senza la O. Fai uno sguardo seducente. Che emozioni provi quando sei innamorato? Sento un dolore alla testina. Che tipo sei? Sono proprio un fantasista. Perché oggi i rapporti durano così poco? Ricordatevi, ragazzi, voi non siete, voi ventenni etero, non siete etero. Siete no. Solo giovani. Cioè, che animale saresti? Sono la tigre. La tigre della giungla. La prima volta che ti sei spogliato davanti a una ragazza, lei cosa ha detto? Credi nella castità? Mi sentono le palle perché mi scoppiano! Se dovessi corteggiare una francese, cosa le diresti? Gli devi mandare un video dove fai così. Sei un duro o un cucciolone? Quello del culo di sia. Mi fai? Mi fai? Cosa deve avere una ragazza per colpirti? La rugosità di un anno e basta. Cioè, cosa cerchi da The Club? Seguo con piedi e dito un culo. Cos'è l'amore? Set base, Jungle, Fossil, Team Rocket, Gimiro, Seijin Challenge, Neo, Genesis, Discovery. Fai un saluto. Ohio. Scus. Buongiorno, scus, va bene. Bellissimo comunque, Michele, è un cazzo di capolavoro, 2 minuti di perfezione totale. Grazie perché sei stato straordinario. 2 loghi alternativi per il pub. Pub della MIC. Ah, per essere più... la MIC, per essere più inclusivi. Ecco, scusa, hai fatto una cosa che sembrava super seria e poi... questa stronzata, cioè, mi volete sempre inculare! Non postare mai più una mia foto, altrimenti un bacione dal vostro amico Dario Moccia. Va bene, ragazzi, povero ragazzo, poveraccio, aridaie, oh, basta con questa wave! Del citazionismo è nell'orecchio di chi ascolta, vediamo? Ma perché avete censurato Yotobi, ragazzi? Ma non è vietato sul mio canale Yotobi. Sono andato a recuperare i miei coglioni in cucina. Cioè, per forza, perché per forza. Ragazzi, ma per forza non è un meme, cioè si usa. Ho sentito che si puppano i cazzi. Nico Cipertici, sì, forse effettivamente. Beh, ragazzi, però non ce la fa più, ve lo dico. I veri sentimenti. Per forza. Accendiamo i cazzi qua. Per forza. D'altronde. Per forza. Ah, latteria. Sì. Mamma. Piedi. Piedi. Per forza. Dentro i cazzi. Oh. Comunque, ci tengo a dire che questo era Volpescu, non il fan di Volpescu. Il fan di Volpescu è diverso, è tipo così. Per forza. Mio fratello Volpescu. Mio dio Volpescu. Mio padre Volpescu. Per forza. Cosa hai toccato, Volpe? Date meglio. Io t'ammazzo, stronzo. meme sul chip e su micopertici. Video che ti spaccano orecchie. Concediti una pausa di 1 minuto da questo Reddit, va bene? Non avrei mai pensato di trovare così rilassante Zeb che mangia la pizza Zeb 89 con questo sottofondo musicale molto interessante. Agnese distorta, spero vi piace. Questa me l'aveva fatto vedere Agnese, non so perché ha fatto questa roba, però sì, interessante. Dario Moccia Run, piccola fan art. Bellissimo, questa animata secondo me viene una bomba. Lo dobbiamo animare alla ping pong, così viene una bomba. Comunque bellissimo, grande scena da un grandissimo film. No, ho già capito. Vai, già è vero farci. No. È un mese ormai che va avanti sta cosa, un mese. Jody è un fratello. Vediamo. Vediamo se riuscite a capire subito il tranello, Io. Jody, velocissimo. È Dario Moccia.
contentissimo di avermi scovato. Cioè, ragazzi, ho realizzato la nuova grafica del Reddit. Fatemi sapere cosa ne pensate. Bella, ci manca. Anzi, grazie per lo sforzo, perché comunque è molto bella. Però, ecco, per ora preferisco passare. Grazie. Ce la faccio. Nico, portaci. Non è mai troppo tardi per cambiare. 2079, l'ultimo uomo etero sulla Terra entra nel pub. Che cazzata, veramente. Recensioni su Amazon di Randaci. De, l'ho comprato. Tocca comprare, per forza. De, tocca. Vabbè, ragazzi, però veramente siete tremendi, tremendi. Ma poi, ragazzi, ho visto le live di Urasawa. Poverino. Non c'ha un giapponese a pagarlo oro mentre disegna su YouTube, a vederlo. Siete solo voi che rompete il cazzo e gli scrivete: fratello Urasawa, per forza, de, un grande, grandissimo, de, tocca, groda. Cioè, ragazzi, ma lui, anche se capisse o gli dicessero che cazzo vogliono dire quelle parole in italiano, non capisce una sega, povero Urasawa. Lo lasciate stare, per piacere. Lo devo intervistare prima o poi. Non mi fate fare figure di merda. La Tomodachi batte una squadra. Per uno. Vabbè, anche meno, secondo me, però ok. Resident Evil Village e pixel art, fatemi sapere cosa posso migliorare. Guarda, io non sono un grande esperto di pixel art, ma questa è veramente bella, cioè mi piace parecchio questa pixel art qui. La bugia del morcio, episodio 3, finale free copy, con il cuore colmo di gratitudine verso tutto quello che esiste di buono a questo mondo, era posso la pena. Minchia, la citazione da Satoshi Kon. Cosa vuoi dire, use headphones? Ho paura, aspetta, Bass. Hai ultimo paura capitolo di Dio? No, ma ho paura di te. La bellezza di una menzogna cambia la visione del mondo, io, me e me stesso, di Mirko Alessandrini. Non penso che ci sia questa citazione. Va bene. Ricordo a tutti che Mirko Alessandrini è Ciccio Game. Ma che frame è? Dario sente sempre Agnese anche se... Ma che cazzo di bugia è? Ma che bugia è? Dario sempre Agnese anche se ha le cuffie. È capitato spesso che lei lo chiamasse per varie ragioni e che discutessero sul fatto che se Dario ha le cuffie non la sente. Più volte però si è tradito, come nella clip qua a fianco, in cui palesemente accenna lo sguardo verso lei e poi per poi tornare sui suoi passi. Io avevo iniziato Ita inglese, no? E poi era tutto mischiato, era tutto... La verità è stata finalmente svelata. Sì, sì, accetto la sconfitta tranquillamente. Una cosa interessante, layerato, bella, bellissima questa, Devo dirvi una cosa, veramente, ragazzi, questo video neanche lo volevo fare, sì, un classico. Morgan Rarity, peraltro, vediamo cosa ha combinato. Ciao, ragazzi. Vi ricordate Morgan Rarity, il ragazzo che ha fatto le canzoni sulla lore, il featuring con Vance, la canzone dell'estate? Sono io. No, non è vero, so perfettamente che non sei te. E presto uscirà l'album. Non so se avete notato questo easter egg interessante dello Zabbaione. Ciao, ragazzi. Ma perché ogni volta che Volpe registra un video sembra che si sia svegliato 5 minuti prima, sempre, a ogni orario della giornata? Buona serata a tutti i miei amici, volevo farvi un annuncio e praticamente io sono Pisellone Omega. Ma non mi risulta. No, io sono Morgan Rarity. E in arrivo il mio nuovo mixtape su Spotify. non mi sembra sia la stessa voce, sinceramente. Tenete tutti i cazzi sull'attenti. Sì, sempre. Un abbraccio a tutti. Woody con l'ex. Vabbè, chiaro, ha chiamato tutti, chiaramente. Poveri sciocchi, li avete visti come provano disperatamente a impossessarsi della mia vera identità. C'è un solo Morgan Rarity.
adesso. Non ti veniva nemmeno il nome, c'è solo un Morgan. No, Rarity. Sono io. E questa non è l'unica rivelazione del giorno. Mi fanno schifo le camicie e sta per uscire il mio mixtape con tracce inedite. Wild Boys in Japan? Minchia, già stai anticipando la terza e ultima serie col tridente. Minchia, con delle note alla Daft Punk. 11 giugno su YouTube, 18 giugno su Spotify. Che figata, non vedo l'ora. Grazie Morgan, hai messo proprio, hai premuto l'acceleratore, hai incazzato come le belve, bravo, bravo. Livello marketing Masseo. Che bella novità, Madonna gran troia. Basatissima però, ci sta, è troppo bella. Che bello, il segreto è la bontà. Che bella novità, Madonna gran troia. Tomodachi Band 100, teaser. Ciao bimbi e benvenuti in una nuova maratona. Qui troverete tanti ospiti, meme, contenuti esclusivi. Si sono visti! Unboxing, gente molesta e soprattutto urla. Parte c'era già la foto. Insomma, sedetevi comodi. 3, 2, 1, via! Sta cosa da Wes Anderson, Tomodachi Band 100. Fuori il 14.06.2. Oh, finalmente, cazzo. Micchia, esce tutto in quella settimana lì. Deve arrivarci a piccoli prima del Watch Party. No, bellissimo, Berlinguer, ti voglio bene. Basta con la tombola, sospensioni di ricreativo. Principia il culturale. Principia avviare il culturale. Seduti per Dio. Safre il dibattito. Bello, Dio Madonna. Oggi mi è ritornata in mente questa perla. Dare moccia al mite Caverna di Platone. Ciao ragazzi, sono Caverna di Platone. C'è anche la versione con la sua reaction, eh? Vediamo se lo trovo. Eccolo, Dario Moccia fa la parodia. Dario Moccia ha fatto una parodia video su di me. Sto per guardarla. Ciao ragazzi, sono Caverna di Platone. Oggi vi parlerò di un manga fantastico. Anche a me le imitazioni mi fanno troppo ridere. Si chiama... Si chiama Le bizzarre avventure di Jojo. Allora, questo manga... questo manga... Aspettate che non me lo ricordo. Ah, sì. Si parla di poteri soprannaturali, di persone che combattono e di eroi che vogliono sconfiggere il cattivo. È uno shonen, ci sono, si ride, si scherza insomma si combatte per la libertà. Io ve lo consiglio, il prezzo è di 6,90€, no, 6€, Star Comics, bella edizione con la sovraccoperta e... E poi liberi di leggere sempre, perché era il suo motto, liberi di leggere sempre. Il tempo passa, ma noi cresciamo con voi, grazie Dario, Lorenzo, grazie a te, questi non sono noi, però insomma grazie lo stesso di qua. Le nuove scarpe a Power, cos'è? Grave tuffo. Addestramento, Dario Moccia l'impostore. Ah, addirittura F. Drose ha fatto il disegno dell'indiano che tutti ora state prendendo per farci meme. Tra l'altro bellissimo perché ha preso ovviamente il professor Rock l'impostore come soggetto. Perché sei bellina però, eh. La danza di Dario Moccia, SK. Coi vecchi che passeggiano le mani dietro la schiera, concert. È tutto sbagliato, Caparezza lo ha chiesto. Non credo che Caparezza abbia chiesto di venire al pub della mia. No, a parte non si capisce un cazzo. Io ogni domenica sera, bellissimo, anche io, anche il sottoscritto, Cristo. No,
Ok, per forza. Non... Evil Masseo Fanart, questa è bellissima. Me l'aveva già fatta vedere Edo ieri. Fantastica questa. Questa è veramente molto bella, Nicoli. Metti al tuo fianco la sua culla. Con Baby Monitor. Sveglia Dario, sveglia Dario, l'ora di alzarsi. Sveglia Dario, sveglia Dario, l'ora di alzarsi. Il tuo Baby Monitor ti dice: Viaggigiovani.it. Liberani. It è verde, facca. Dorme con me. Mamma mia, raga. Cioè, veramente. Dei ragazzo proprio io. Cippe Ciappi. Tra l'altro io che mi tuffo dal dito dei chip che fanno con la faccia di Dada dello Zavaglione. Sabaku no Maiku, oggi si punta al Deep Reddit. Ma non dovete puntarvi. Sabaku no Maiku, io ce la faccio più, eh. Bellino, molto molto chibi, molto yaoi, no? Cioè sembra che lo stia per prendere culo, no? E il mio desco 2.0. Beh. Figa! Viva la figa! Viva la figa! Non credo. Sì, non credo sia Kirio questo. Top 3 fanboy italiani. Vabbè, sì? Sì, che sono tutti Maneskin praticamente. Dario Moscio reagisce al video sbagliato. Porco tu, ragazzi, siete delle merde. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Dario, ma che fai? Danzo, prendo solo le mie banzo. Le banzo come Britney. Danzo, le banzo, prendo solo le mie banzo, le 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 banzo. Palese citazione. No, non è una citazione, cioè, però sono contento che ce l'abbiate vista, ecco. Fan art. Mostro tremendo, sono io fuso al chip in maniera tipo la mosca, tremendo, cioè. Dario Moccia in Game of Life. Cos'è Game of Life? Non so nemmeno. Cos'è un... roba di informatica, questo è per pochi. Non ho capito, è difficile, non capisco, ragazzi, aiuto. Agnese in live per Dario SRT. Hey. How do I exit without showing anything? Aha. No feet for you, chat. No feet for you. Haha. Run that back. There, freeze that. Okay, freeze that. Pause it. Stop. Zoom in right here on this spot. Can we enhance this? Can you enhance it? Hold on a second, I'll enhance. Give me a hard copy right there. I'll bag it. Before I turn completely lumpy. No. Oh no. Welcome back. E benvenuti. Sì. Sono Michele, conosciuto anche come Mike of the Desert sul web. Sì, ma io ho il cazzo durissimo adesso. Sono stato poco signorile, poco serio. Vabbè, sempre peggio poi, tra l'altro. Va bene, ragazzi, mi sa che abbiamo finito per oggi. È molto figo, è stato molto figo il Reddit di oggi. A parte, secondo me, troppo ship, ragazzi. Veramente troppo ship. Ormai dopo un mese inizia a essere faticoso. Cercate di variare un po'.